Benvenuti a tutti a questo webinar, il 19 marzo, il webinar dei papà, non solo dei papà, anche delle mamme, di tutti quelli che vivono nella nostra terra, la nostra magnifica terra che dobbiamo proteggere da tutto quello che abbiamo danneggiato. Benvenuti a tutti, mi sentite? Mi date un feedback? Un consenso che mi sentite bene? Ok, grazie Antonio. Bene, bene, benvenuti di nuovo a questo webinar, sia a quelli in diretta, sia a quelli che vedranno questo video in differita, in orari diversi da quelli, diciamo, serali. Bene, partiamo con questa settimana con grandi notizie. Il progetto di Skyway, lo sviluppo in diversi segmenti sta andando avanti, quello produttivo in Bielorussia, quello diciamo per la fase dei test sull'Unibus Tropical sta procedendo, sempre anch'esso in Bielorussia. Mentre si sta lavorando 24H, cioè tutti i giorni, ogni ora, anche di notte, sono arrivate delle foto notturne che ci sono i cantieri illuminati a giorno per far procedere gli step importanti di Skyway a Sharia negli Emirati Arabi. Quindi diciamo che Skyway si sta portando avanti in diversi segmenti, senza dimenticare lo stabilimento nuovo che stanno costruendo sempre in Bielorussia per sostenere la produttività per i mezzi di trasporto e le infrastrutture che saranno necessarie per i progetti locali. Passeggeri o coproprietari, cosa vuol dire per i nuovi che si affacciano al progetto Skyway per la prima volta? Vuol dire che tra qualche anno, ma anche adesso si può essere passeggeri, ma tra qualche anno lo saremo sempre di più, passeggeri di mezzi di comunicazione che saranno sospesi da terra, e questa sospensione è legata a diversi fattori che andremo ad approfondire. Fattori che sono determinanti e vantaggiosi rispetto a un traffico che oggi è paralizzato. Ecco, questi sono purtroppo i problemi mondiali, tra tanti problemi, questi sono quelli che maggiormente interessano tutti noi. Partiamo da un discorso legato alla congestione del traffico. Le infrastrutture odierne, quelle tradizionali, strade, autostrade, ferrovie, non sono più sufficienti per limitare la congestione. Sempre più veicoli sono sulle strade e questo comportano ritardi, inquinamento, incidenti, morti. E quindi non è più sostenibile un sistema di questo tipo, ma non è neanche più sostenibile un concetto di acquistare un'auto che dopo pochi anni deve essere diciamo scaricata, per così dire il termine, scaricata perché viene bloccata, perché genera inquinamento. Quindi va rivisto un po' tutto il concetto del trasporto e soprattutto perché genera polveri sottili che fanno morire molte persone. I più deboli sono i bambini e gli anziani, e soprattutto i bambini in età molto molto giovane. Addirittura ci sono tantissime morti di feti ancora non arrivati alla nascita. Quindi l'inquinamento è il primo grosso problema. Il secondo è la congestione, poi i tempi di attesa, e da qui segue poi un discorso di aumentare la velocità e la spedizione delle merci per ridurre i costi.
Ci sono poi, ci si mette anche il problema, dell'ambiente che, purtroppo oggi causa grossi deficit, soprattutto quando ci sono le inondazioni, quando il maltempo ci si mette. E quindi è necessario un sistema innovativo che, un signore russo che è Anatoly Yunitskiy ha già previsto, negli anni 70. Negli anni 70 lui studiava già soluzioni per risolvere il problema ambientale, per il problema della congestione e per la sopravvivenza dell'umanità. Questa tecnologia si chiama Skyway, la strada nel cielo, tradotto in termini letterali, la strada nel cielo, è un sistema di trasporto innovativo perché? Perché non ha necessità di una presenza umana sui veicoli. Questi veicoli sono automatizzati, non hanno bisogno della presenza della persona, che guida, questi mezzi sono, autoguidati, attraverso un sistema di gestione controllato con sistemi, di rilevazione, sensori e controlli di sicurezza. Quindi è un sistema innovativo che spinge le grandi aziende, i grandi paesi sviluppati a studiarne l'effetto e quindi lo sviluppo. Si riducono i materiali usati, quindi le infrastrutture molto leggere possono essere usate in qualunque contesto ambientale, dal centro urbano altamente urbanizzato, alle montagne, alle paludi, vicino al mare, sul mare. E tanti altri contesti che oggi con altre tipologie di mezzi sarebbero impensabili. Abbiamo un impatto ambientale limitatissimo, utilizzo di bassissimo valore di energia, sono stati ridotti drasticamente gli attriti delle ruote d'acciaio che scorrono sulle infrastrutture a stringa e abbiamo il miglior rapporto costi-benefici. Quindi, questa è la premessa importantissima. Considerate che se noi andiamo a valutare questa tecnologia con i mezzi di trasporto tradizionali, potete notare da un punto di vista di investimento, da un punto di vista delle spese di esercizio, da un punto di vista dell'inquinamento dell'ambiente e dell'incidentalità nei trasporti che questa soluzione di questa strada nel cielo è una soluzione vincente. Yunitskiy ha avuto una visione negli anni 70 veramente importante che sta sconvolgendo un po' tutto quello che è il sistema di trasporto. Anatoly Yunitskiy, chi non lo conosce, si può andare sul proprio sito www. Yunitskiy.com, dove c'è tutta la sua storia, la sua cronologia, potete vedere chi è questo grande uomo, un uomo di conoscenza, di intelletto, di umiltà nello stesso tempo e di un grande valore che è quello di amare e rispettare la natura e l'ambiente in cui siamo nati. Qui abbiamo un elenco di titoli che Yunitskiy nella sua vita ha raggiunto. Tra tutto quello che c'è scritto qua, è un autore di oltre 150 invenzioni, quindi è il membro della Federazione Cosmonautica ed è l'autore, il general designer di Yunitskiy String Technology, che è l'azienda sviluppatrice della tecnologia Skyway. Anche poco tempo fa pubblicato un libro che parla del sistema di trasporto a stringa sia sulla Terra che nello spazio. Considerate che Skyway non è ancora sviluppato sulla Terra, ma Yunitskiy già nel 1987 ha fatto una conferenza agli stati membri russi parlando del sistema di trasporto nello spazio.
Lui è un sostenitore di un sistema di trasporto nello spazio senza l'utilizzo dei razzi. I razzi che praticamente contribuiscono molto pesantemente all'inquinamento. E ha realizzato anche una lettera che è diciamo indirizzata ai maggiori personaggi che studiano come poter sviluppare il trasporto nello spazio. Addirittura l'ha indirizzato al presidente di Amazon, a Elon Musk e tanti altri, orientando le sue idee verso una lettera che spiega in modo dettagliato quello che sono le proprie ragioni per come nei prossimi decenni bisogna di sviluppare l'industrializzazione nello spazio per salvaguardare il mondo intero e quindi l'umanità. Non ci sono, lui dice che non ci sono ancora tante generazioni che possono vivere sulla Terra se noi non cambiamo qualcosa radicalmente sul discorso dello sviluppo industriale. Comunque, questo è un libro, io l'ho cercato, non è ancora pubblico, ma sarò molto contento quando potrò leggere questo libro in versione russa e in versione inglese. Anatoly Uninsky è partito da zero e ha creato il trasporto ottimale in modo logico, per appunto salvaguardare il mondo intero. È il nostro Leonardo da Vinci, come dice Maurizio. Ben detto, noi stiamo vivendo in un'epoca che farà la storia, sarà storia, è già storia. Sono veramente contento di vivere in quest'epoca. Bene, ho detto che Uninsky è partito nel suo studio appena finito il corso dell'università. E nel 1978 ha cominciato a mettere su carta le sue idee, fino ad arrivare nel 2014, quando è partito veramente lo sviluppo tecnologico. Prima del 2014, Uninsky ha creato anche delle infrastrutture per dimostrare che le infrastrutture stesse potevano reggere dei pesi molto importanti, quali ad esempio quello di un camion militare. Nel 2014 è partito lo sviluppo tecnologico attraverso dei finanziamenti pubblici e privati, ovviamente, senza andare a utilizzare le banche. Quindi di fatto nel 2019 siamo in una situazione in cui Skyway non ha debiti. Ricordatevelo, questo è un dato molto importante. Skyway è un'azienda sana, non ha debiti con nessuno, è un'azienda che sta sviluppando attraverso la raccolta di fondi pubblici, fondi privati, di aziende, di cittadini. Anche voi potete essere dei copartecipanti, quindi non solo passeggeri, ma anche copartecipanti di questo progetto. Con quante risorse? Quello che uno può, che non, quelle risorse che non gli servono domani. Ecco, questo è per essere chiari. Quindi un elemento fondamentale con l'avvento della tecnologia internet e la comunicazione, Uninsky ha creato quello che è il più grande crowdfunding al mondo, cioè quello della raccolta di fondi. A fronte di questi fondi, appunto, di cittadini pubblici e privati, è riuscito a praticamente a ottenere quei fondi necessari per lo sviluppo, la dimostrazione, la costruzione e la certificazione dei mezzi che veicolano sulle infrastrutture a stringa. Siamo nella situazione in cui molte infrastrutture, molti mezzi sono certificati, manca pochissimo perché queste fasi sono 15, siamo nella fase intermedia della fase 13, quindi quasi arrivati alla fase 14, per arrivare alla fase 15 conclusiva, quando saranno tutti i moduli, cioè tutti i veicoli certificati.
anche per l'alta velocità. Cosa intendo per alta velocità? I 150 km orari. Poi ci sarà anche un'evoluzione della velocità ai 500 km orari, ma questo sarà per un tratto di percorrenza molto più lungo rispetto ai progetti locali che si stanno sviluppando, il primo tra tutti negli Emirati Arabi a Sharjah. Ecco, questo è un pochino il discorso. Fase 2018-2020, quindi siamo nell'ultima fase, dove la quindicesima fase si concluderà a breve. Qualche mese, 6 mesi, quest'anno io sono convinto, non c'è ancora l'ufficialità, che raggiungiamo la fase 15. Poi, dopodiché, cominceranno i progetti locali, comincerà l'offerta pubblica delle quote Skyway, inizierà anche l'offerta, inizierà l'offerta di strumenti finanziari che saranno gestiti dalla blockchain. È una tecnologia che sconvolgerà anche questa, il modo di gestire una serie di dati, documenti, tutti informatizzati e digitalizzati. Bene, qui vedete alcune immagini, immagini dell'Eco Technopark, dove non è concluso, cioè è stata fatta una conclusione di linee, ma si sta lavorando e si sta creando altre tipologie di linee. In questo momento si sta costruendo una linea per fare i test dell'Unicont, che è diciamo, il veicolo che trasporta i container. Qui vedete una carrellata dei veicoli che sono dei modelli di veicolo che Skyway ha sviluppato nel corso di questi 2 o 3 anni. Hanno caratteristiche diverse, soprattutto in termini di capienza dei passeggeri. Quindi abbiamo l'Uniwind, l'Unibike, l'Unicar, l'Unicar a 3 moduli e via dicendo, a seguire fino ad arrivare alla Hike Speed Unibus a 500 km orari, che è stato presentato alla fiera dell'InnoTrans a Berlino a settembre 2018. Poi abbiamo l'Unitrack per il trasporto merci e abbiamo l'Unitrans, che è praticamente l'infrastruttura per il trasporto pesante. Qui vedete delle immagini dell'impianto sempre all'Eco Technopark a Minsk, a Marina Gorka, dove questo impianto dimostra il carico e scarico delle merci. E potete notare, questa è una slide importantissima, è una delle più importanti con la quale io descrivo questo progetto, nella quale potete notare che Skyway, in termini di tempo di consegna e in termini di costo di consegna, di spedizione, è decisamente migliore rispetto agli altri mezzi di trasporto. Tranne per il discorso del tempo di consegna dell'aereo, vince su tutti, considerate però che l'aereo ha un costo molto più alto. Questo è l'Uniwind, l'ultimo arrivato per ordine, è il più leggero, infatti è stata creata una linea leggerissima, e è un due posti e verrà utilizzato in contesti di situazioni urbanistiche molto, molto concentrate, quindi pochi spazi. C'è sul libro di Uninsky c'è spiegato anche come sorreggere attraverso l'infrastruttura stringa i ponti, dove saranno ponti più snelli e meno, dove si utilizzerà meno cemento armato e quindi più durevoli nel tempo e avranno meno problemi rispetto ai ponti odierni, che sono stati costruiti 50-60 anni fa, che hanno bisogno di manutenzione. Ecco, è stato presentato scorsa settimana il progetto di Skyway per migliorare l'efficienza dei porti marittimi. Vengono realizzate
sono state pensate delle piattaforme a distanza dai porti, quindi dalla terra stabile, dove saranno destinati al carico e scarico delle navi con le merci, e si parla di un volume di traffico merci che arriva fino a 250 milioni di tonnellate all'anno. E non è solo il discorso legato al carico e scarico merci, ma anche quello dei passeggeri. Pensate, i passeggeri che arrivano nei porti, superano 1 milione di persone all'anno. Quindi, utilizzando Skyway, questo ci permette di migliorare queste situazioni. E queste piattaforme possono essere collocate a distanza dai porti anche da 1 a 10 km. Questo, a primo avviso, sembrerebbe aumentare i costi. In realtà c'è una notevole riduzione di spese rispetto ai porti marittimi convenzionali. Quindi la tecnologia Skyway, anche per il discorso dei porti marittimi, migliora l'efficienza e la sicurezza del funzionamento dei porti stessi. Poi riduce i costi di logistica, ma soprattutto anche i tempi di consegna e di spedizione. E questo, come notate, è appunto l'Unicont, e si sta realizzando proprio una linea in Bielorussia, nell'Ecotecnopark, che servirà come test per questi mezzi di trasporto. Qui vedete il prototipo che è stato presentato ad agosto del 2018, l'anno scorso. È un prototipo di drone in formato gigante, che avrà il compito di distribuire, di andare a costruire le linee Skyway. Quindi non ci sarà più le persone sul mezzo, ma le persone comanderanno e gestiranno a distanza questi mezzi di trasporto. Considerate che qui abbiamo un mercato molto importante, ci sono molte aziende interessate a questo veicolo che è stato realizzato e pensato da Uninsky, dalla mente di Uninsky. E qui vedete il carissimo Uninsky che abbraccia il suo Unibus ad alta velocità, all'InnoTrans 2018, e qui vedete anche l'Unimobile, che è stata pensata invece per diciamo, le persone con limitazioni, le quali non possono avere tutte le possibilità di accedere a questi mezzi, e quindi attraverso i seggiolini a rotella possono entrare e usare lo stesso seggiolino per guidare. Quindi si eliminano delle barriere architettoniche anche per le persone meno fortunate. Qui mi è partito tutto lo slide. Ecco, qui vedete, per chi è nuovo, per chi diciamo si collega ogni settimana al webinar, ha già visto questa foto, ma per me questa è la foto più importante, che mette in evidenza quello che è stato lo sviluppo e dove i soldi sono stati utilizzati per lo sviluppo. Pochissime aziende oggi con la raccolta dei fondi che fanno dimostrano con i fatti che cosa vengono usati, per che cosa vengono usati i fondi stessi. Pochissime. Skyway è una delle poche. Se ne avete, me le indicate. Ecco, qui vedete agosto 2016, agosto 2018, c'è stato un cambio di fase. Naturalmente ogni fase prevede sia uno sviluppo industriale, sia una distribuzione di quote della società affinché si possa raccogliere i fondi. Ecco, in queste cinque fasi c'è stata questa evoluzione all'Ecotecnopark, che è, diciamo, l'ufficio, per così dire, tecnologico di Skyway, per la dimostrazione e per tutti i paesi che visitano questo
questo parco c'è la dimostranza di poter salire sui mezzi di comunicazione. Pensate, in agosto l'anno scorso all'Ecotecnopark 2100 persone hanno utilizzato questi mezzi. Un team di oltre 800 specialisti, cioè ogni tanto devo aggiornare la slide perché da 700 adesso siamo passati a 800 specialisti che sono suddivisi in 12, una dozzina di uffici di progettazione dove sviluppano e portano avanti il progetto di Skyway. Proprio qualche giorno fa una delegazione di giornalisti della Bielorussia hanno fatto un giro sulla rotta del futuro, l'hanno chiamata rotta del futuro, e hanno condiviso le loro impressioni perché salendo su questi mezzi hanno riscontrato che il progetto, che recentemente sembrava un sogno irrealizzabile, oggi acquisisce caratteristiche reali sempre maggiori. Quindi dal sogno irrealizzabile oggi c'è una grande concretezza. E quindi dicevo, più di 800 persone sono coinvolte nello sviluppo della struttura, dell'organizzazione, di progettazione del progetto. Ci sono appunto dozzine di uffici di progettazione specializzati, un centro di certificazione e dimostrazione, perché senza la certificazione dei mezzi non si va da nessuna parte. C'è anche un laboratorio fisico e chimico e una propria struttura di produzione pilota. Ovviamente questo Ecotecnopark occupa 36 ettari e le soluzioni ingegneristiche sono soggette a prove pratiche che servono per certificare e introdurre la tecnologia nel mercato globale, perché siamo nella fase in cui quasi per introdurre nel mercato globale il trasporto in questi termini. Tutti i mezzi, tutti i nuovi modelli che vengono sviluppati, oggi siamo nello sviluppo dell'Unibus T, T sta per Tropical, che è stato ricostruito, ripensato per condizioni ambientali molto diverse da quelle della Bielorussia. E praticamente questo nuovo modello è stato recentemente messo sotto stress per 2 giorni a condizioni climatiche, condizioni di umidità, eccetera, legate all'aspetto ambientale degli Emirati Arabi, per 2 giorni sotto stress per vedere come reagiva a queste condizioni estreme rispetto a quelle bielorusse, dove praticamente ci sono delle temperature molto molto meno calde. E lo stress che questo Unibus ha dovuto sopportare ha avuto un esito positivo. Quindi l'Ecotecnoparca Marina Gorka ha ancora un grosso compito, quello di mettere a punto i test preliminari per poi poter sfruttare i moduli sui territori di destinazione. Ovviamente la società Skyway ha già ricevuto diversi certificati per l'Unibus e l'Unibike. E ovviamente manca appunto quello della certificazione dell'alta velocità, per così dire, per questi mezzi fino a 150 km/h. Perché manca? Perché in Bielorussia 36 ettari di terreno non sono sufficienti per fare delle linee molto lunghe per poter testare queste velocità. E quindi se Uninski 8-10 mesi fa ha deciso di intraprendere iniziative con praticamente con gli arabi. Ecco, qua c'è la costruzione del nuovo impianto di produzione Skyway un mese dopo all'inizio delle opere. Siamo quasi alla conclusione del capannone e questo capannone andrà a praticamente
a sopportare la produzione, quindi sostenere la produzione del materiale rotabile per gli Emirati Arabi e la preparazione per la produzione in serie. E tra qualche mese sarà operativo tutta la catena industriale per lo sviluppo, quindi è molto molto positivo. Qui vedete alcune certificazioni che in questi ultimi anni la Skyway Technology è riuscita ad ottenere e questi certificati sono di estrema importanza perché per le grandi aziende è necessario rispettare delle condizioni dell'ISO, questa è l'ISO 14001 del 2015, ISO 9001 del 2015, poi abbiamo chiaramente questo che è l'ultimo, l'ISO 45001 del 2018, che fa seguito al sistema di gestione della sicurezza e della salute occupazionale. Quindi diciamo che l'azienda è all'avanguardia con tutti i processi industriali di sviluppo che seguono appunto le normative e gli ISO. Bene, questa è diciamo una slide molto molto importante. Siamo quasi a un anno di distanza che quando è stata fatta la mostra delle città del futuro al World Trade Center a Dubai, e in questo incontro è partito l'accordo più importante ad oggi che esista con gli Emirati Arabi, perché questo è un accordo a lungo termine, prevede uno sviluppo di un centro tecnologico di 200 ettari, esteso su 200 ettari, 25 ettari saranno dedicati a Skyway. Ovviamente altre aziende per altre tipologie di servizi, di appunto tecnologia innovativa saranno dedicate a loro, ma Skyway ha già un 25 ettari di terreno per lo sviluppo. Ci sono state, dopo questo contratto in aprile, altri incontri. Delegazioni degli Emirati Arabi sono andati anche in Bielorussia per concordare e vedere tutti i mezzi. E gli arabi sono molto pratici, dicono sì, se effettivamente funziona, noi lo vogliamo. E quindi, ovviamente, a dicembre 2018 è stato lanciato il brand Skyway Pod. Cioè l'Unibike e l'Unibus che erano presenti l'anno scorso in aprile negli Emirati Arabi, ora sono diventati un brand per Dubai e per la nuova comunicazione proprio negli Emirati Arabi. Considerate che gli Emirati Arabi Uniti in generale, ma Dubai in particolare, sono diciamo, i punti nevralgici del commercio e della logistica. Non solo nel Medio Oriente, ma in tutto il mondo. Quindi per loro siccome il loro sviluppo deve essere orientato non più sul petrolio, ma per lo sviluppo del commercio e del turismo in modo efficiente, hanno bisogno di un'infrastruttura di trasporto efficiente e moderna. Porti commerciali, linee urbane e interurbane ad alta velocità che collegano i vari punti importanti di ricezione, quali l'aeroporto. Quindi la leadership di Dubai, cioè chi comanda Dubai, è consapevole che è importante oggi il settore dei trasporti per lo sviluppo della città. L'autorità di trasporto locale ha evidenziato che lo sviluppo infrastrutturale del trasporto deve essere a lungo termine. Ci deve essere una automazione, quindi il trasporto deve essere intelligente, non più, quindi le città del futuro, come dicevano l'anno scorso all'evento di aprile, è stato ovviamente riconosciuto che le città del futuro non possono coesistere con i mezzi di trasporto del passato. E quindi l'automazione, il livello altamente tecnologico e un altro elemento fondamentale per gli arabi è la compatibilità ambientale, fanno di questo progetto un discorso molto importante.
Gli Emirati Arabi hanno l'obiettivo entro il 2030 di portare il trasporto intelligente, cioè autonomo, fino al 25% del trasporto attraverso anche taxi, attraverso taxi, diciamo, sospesi in aria, quindi volanti. Quindi siamo in un punto nevralgico del mondo con lo sviluppo di Skyway. Questo è lo sceicco Hamdan bin Mohammed che viene chiamato popolarmente come Fazza, il nome con cui pubblica la sua poesia, e significa colui che aiuta. E ha fatto parte della delegazione per sostenere Dubai come città per l'Expo nel 2020, che poi è riuscito a raggiungere. Questa importante data sarà un'importante data non solo per i paesi del Medio Oriente, ma soprattutto anche per chi fa vedere che la tecnologia dei trasporti intelligenti è fondamentale per tutti questi aspetti che abbiamo appena detto. Quindi è stato presentato questi due brand, SkyPod dell'Unicar e SkyPod Unibike, proprio al World Government Summit, cioè al summit governativo mondiale, dove erano presenti 140 paesi e anche illustri personaggi dello spettacolo come Harrison Ford, e dove si è praticamente parlato di come migliorare il trasporto e rispettando ovviamente l'ambiente, quindi ridurre l'inquinamento e in termini anche di sicurezza. Gli Emirati Arabi hanno l'obiettivo di far arrivare i turisti in aeroporto e con un sistema che utilizzerà sempre di più la blockchain, che è questa una tecnologia che gestirà in modo automatico tutte le informatizzazioni, i dati digitali, i certificati, in modo tale che i passeggeri che arrivano all'aeroporto non abbiano la necessità di fare i controlli di sdoganamento, ma che possono prendere le loro destinazioni in modo indipendente. Quindi diciamo che stanno lavorando su questi aspetti, quindi la digitalizzazione, tecnologia di trasporto intelligente e rispetto ambientale. Sono gli elementi fondamentali che sono emersi da questo incontro mondiale dei governi. L'Università di Glasgow ha pubblicato la classifica delle città più intelligenti del mondo e ha messo tra tutte anche Dubai, che è alla meglio rispetto a Los Angeles, Stoccolma, Melbourne, Tokyo, eccetera, eccetera. Ecco, lo sviluppo come c'è stato lo sviluppo dell'ecotecnoparco in Bielorussia, qua parliamo dello sviluppo del nuovo centro tecnologico di Skyway a Sharjah negli Emirati Arabi. Questo è Yunisky che fa un sopralluogo sul territorio che gli arabi hanno concesso 25 ettari più altri 200 ettari per creare poi una linea molto più lunga. Qui c'è il direttore generale della Fast Building Contracting quando c'è stata l'inaugurazione del primo cantiere e quindi questa è la prima società appaltatrice dei progetti. Bisogna considerare una cosa molto importante, che oggigiorno si cominciano a creare delle alleanze con le aziende sul posto, sui paesi dove verranno sviluppati questi progetti locali. Ci sono decine e decine di progetti già sviluppati a livello diciamo progettuale. Manca solo un attimo, un pochino queste certificazioni, ma siamo quasi pronti. E c'è da dire che appunto le aziende in loco che fanno infrastrutture, urbanizzazione, linee infrastrutturali di viabilità, eccetera, possono essere già interpellate per creare delle partnership con Skyway. Skyway non creerà tutto da zero fino al completamento dei progetti, ma si avvalerà di importanti aziende sul territorio.
E questo è importantissimo per dare uno sviluppo coerente con il territorio locale nei vari paesi. Pensa sempre qualche istante prima di iniziare a lavorare. Questo è un cartello nel cantiere e questo è sono i tabelloni che sono presenti a bordo strada del cantiere Skyway a Sharjah. Qui vedete le prime piattaforme di costruzione del centro tecnologico di Skyway, sempre a Sharjah, dove vedete Yuninsky con Michael. E qui c'è sempre il telecronista Michael che parla con il direttore del parco di ricerca tecnologica e di innovazione di Sharjah, e il quale afferma che Skyway ha un partner forte, competente e affidabile qui nello sviluppo del progetto di questo polo tecnologico. Qui vedete il centro tecnologico Skyway ricostruito in modo digitale, virtuale, e questi, ovviamente queste immagini saranno quelle che si ricreeranno realmente sul territorio. Qui vedete Yuninsky al Summit mondiale, dove è stato presentato lo SkyPod Unibike a due posti. Questo è quello che sarà il centro di ricerca tecnologico e parco innovativo a Sharjah. Saranno 200 ettari, di cui 25 dedicati a Skyway. Yuninsky prevede uno sviluppo anche universitario, perché c'è necessità di formare delle persone specializzate su questo settore, un settore innovativo che porterà enormi occupazioni di lavoro, quindi nuovi lavori, grazie Yuninsky, e praticamente questo permetterà a creare nuove forze di lavoro, nuovo PIL e così via. Questa è un'immagine dell'Unibus Tropical, l'ho messo per evidenziare il fatto che questi moduli che si muovono sulle linee infrastrutture sembrano molto semplici. In realtà c'è tanta tecnologia, è altamente tecnologico questo mezzo. Vedete qua non c'è uno spazio, qua ci sono le ruote d'acciaio che corrono sulla linea, che può essere rigida, semirigida, o flessibile e semileggera. No, leggera. Insomma, ci sono tutte. Ecco, questa è un'immagine ricostruita, naturalmente, che però verrà realizzata. Questa è l'Eco House progettata per il centro di ricerca a Sharjah. Questa, ovviamente, è stata costruita in Bielorussia, è stata spedita negli Emirati Arabi e sta praticamente. Si sta costruendo la base, quindi a breve vedremo già la costruzione fatta. Entro maggio, fine aprile, maggio, entro maggio, saranno costruiti 400 metri di linea urbana e saranno pronti per essere testati con l'Unibus Tropicale e con gli SkyPod su Unibike e Unicar. Quindi cominceranno diciamo, le step, le fasi di test sul territorio arabo. L'Unicont, abbiamo già parlato, per il progetto marittimo del carico e scarico merci lontano dai porti, e quindi Skyway è costruito su quasi tutti gli spazi pubblici. Qui vedete un po' di paesi che hanno anticipato dei preordini per l'utilizzo della tecnologia Skyway, quindi non è solo i cittadini, ma anche i paesi che vogliono sviluppare linee di trasporto innovative, hanno dedicato risorse per lo sviluppo. Naturalmente all'Ecotecnopark a Minsk, oltre a fare test di certificazione dei mezzi, ci sono anche importanti incontri con delegazioni di governi. Gli ultimi sono stati una delegazione georgiana che ha ritenuto importante questo sviluppo di Skyway anche nel loro paese, dove si prevede di creare attraverso Skyway tecnologie di trasporto per alimentare l'industria del turismo
nelle aree montuose e quindi creare anche una rete di strade al fine di organizzare la comunicazione delle città più per collegare le città più importanti. Si parla di progetti anche in Italia. Dopo un incontro che è stato fatto a Milano, sono usciti anche delle testate giornalistiche non bellissime da un punto di vista mediatico, perché diciamo che in Italia siamo sempre il paese dove ci dobbiamo far notare e praticamente per questioni politiche uno schieramento ha dato contro all'altro e ha voluto sminuire il progetto di Skyway. Ma nonostante ciò, ovviamente Skyway non è un progetto che è già realizzato al 100%, non si può dire questo, ma si può dire che creerà sviluppo in questa direzione per migliorare tanti aspetti che abbiamo appena illustrato. Quindi diciamo, l'incontro che è stato fatto a Milano per sviluppare delle linee che vanno ad estendere le linee della metropolitana sono in corso di valutazione e vedrete che nei prossimi periodi, nei prossimi tempi ci sarà decisamente uno studio più approfondito di queste tematiche, soprattutto perché è importantissimo snellire il traffico nell'hinterland milanese. Io quando vado in tangenziale, la tangenziale est-ovest di Milano al mattino, io sono fermo per almeno mezz'ora, un'ora. È ingestibile per i paesi limitrofi a Milano che devono andare a lavorare. È improponibile una situazione del genere. Quindi il trasporto è in totale confusione. È necessario creare delle linee alternative che non vanno a sostituire le infrastrutture tradizionali, ma servono decisamente per tutta una serie di condizioni migliorative. Anche il candidato alla presidenza del Perù è ritornato di nuovo dopo la prima visita che è stata fatta nel luglio 2018, è tornato a visionare i mezzi di Skyway per creare le condizioni per sviluppare Skyway nel proprio paese, nella capitale peruviana Nueva Lima. Bene. Tutto il progetto di UNIS che è stato valutato nel 2013, scusate, per un valore di proprietà intellettuale di 400 miliardi 867 milioni 433 mila dollari. Questo valore è stato suddiviso in altrettante quote, teoricamente di un dollaro. Perché teoricamente? Perché non sono azioni, sono quote societarie suddivise e avranno questo valore iniziale nell'offerta pubblica. Qui vedete una slide di per sé abbastanza complicata, ma resa semplice dal fatto che Skyway è una holding, quindi non è un'unica società, ci sono diverse società che hanno compiti diversi. La Uniski Corporation fa capo Uniski, poi abbiamo la Skyway Technology che si occupa dello sviluppo della tecnologia, la Global Transport Investment che si occupa della società degli investimenti di trasporto globale, e da qui sono nate tre società che si chiamano Euro-Asian Rail Skyway System Holding 2 e Holding 3. Praticamente sono le società che emettono i certificati alle persone che sostengono il progetto. La prima e la seconda sono complete, cioè nel senso sono stati distribuiti i certificati. Siamo nell'ultima società che sta distribuendo queste quote a chi le vuole e chi diventa copartecipante e non rimane solo attendista e passeggero quando si potranno usare pubblicamente le linee.
Queste quote, 400 miliardi di quote, sono suddivise su tutte le società. Ovviamente Uninsky Corporation, che è diciamo, la società che fa capo, Uninsky, è quella che possiede la maggioranza delle quote, in modo tale che Uninsky ha la possibilità di mantenere e conservare il progetto intatto come lo vuole lui. Ripeto di nuovo, la Skyway è una società che non ha debiti, è una società che può andare magari un po' più lento, se vogliamo, tra virgolette, ma lento non è perché vedete come sono i processi, si sta lavorando su diversi contesti simultaneamente, ma di fatto si sostiene con i fondi che ha raccolto in questi anni. Questa forma di raccolta fondi si chiama proprio crowd investing equity, e sostanzialmente a fronte di un deposito in soldi vengono riconosciute delle quote possedute diciamo a chi ha versato i soldi e queste quote permetteranno di ottenere dei dividendi erogati dall'azienda in base al fatturato e agli utili dell'azienda stessa. Si è coproprietari di una società globale con una proprietà intellettuale molto molto importante perché noi in questo modo riusciamo a risolvere grossi problemi. Andando ad analizzare tutto il processo di finanziamento con il crowd investing, dal 2014 ad oggi gli investimenti sono stati di 100 milioni di dollari, oggi la capitalizzazione è di più di 5 miliardi e aumenta del 3% al giorno. Quindi state sereni che è ovviamente il 100% non esiste, non c'è garanzia di quello che versate, non è un prodotto finanziario, ma è riscontrato e si vede nella pratica che questo effetto di sviluppo è inarrestabile ormai, si può ritenere molto molto fondato, soprattutto per lo sviluppo nei progetti locali. Quindi c'è ancora una porta aperta, non sarà per tanto tempo e c'è la possibilità di acquisire un po' di quote di questa società, un po' considerevoli a seconda di quanto uno può versare. Qui ci sono diverse soluzioni. Ho messo in evidenza quello dell'InnoTrans 2016 quando io sono entrato a partecipare a questo progetto, perché con tre versamenti di 1000 dollari voi ottenete 37.000, 46, più 46.000 più 55.000 quote e viene consegnata anche questa moneta, è una sola di fatto, qua è stato fotografato le due facce, è una moneta che viene consegnata da Skyway, ci sono molti di voi che ce l'hanno, con il certificato che è stato consegnato all'Ecotecnopark l'anno scorso in estate. Qui vedete altre forme di possibilità di acquisire delle quote di Skyway, ripeto, non sono azioni in questo momento, sono solo quote, tra virgolette solo, perché? Perché hanno un valore che cresce nel tempo, ogni giorno cresce. Da qua, dal 2016 a oggi ha quasi quintuplicato il valore. Siamo intorno ai 25 centesimi di dollaro. Siamo nella fase 13, qua vedete soluzioni anche per i minorenni. Io ho una bambina di 10 anni e ho pensato subito il primo pacchetto a dedicarlo a lei, perché quando avrà 18 anni potrà girare il mondo, studiare con le quote Skyway che gli permetteranno di erogare dei dividendi. Questo è il certificato che riconosce la proprietà delle quote e che queste quote avranno il valore di un dollaro. I grandi marchi come Amazon, i primi anni ovviamente non hanno avuto un exploit come proprio in quest'anno, come questi an 2 anni Amazon sta facendo il boom, è nel momentum. Il momentum è è quel periodo dove l'azienda ha una crescita esponenziale inarrestabile.
E qui la crescita non è solo di fatturato e di utili, ma anche di occupazione. Quindi le aziende creano valore, creano lavoro ed è importantissimo. Quindi noi siamo come Skyway in questa fase qui, dove ovviamente c'è la costruzione delle fondamenta di tutto il progetto. Ma pensate che Amazon, che cos'è? È il più grande negozio al mondo senza possedere nessun prodotto. Quindi Skyway è molto molto di più di Amazon, Google, eccetera, eccetera, perché va a prendere in esame tutti. Qui abbiamo una tabella dove riassume un pochino tutti i grandi brand mondiali e vediamo quali sono i valori di queste aziende nei vari anni che sono state lanciate in borsa. Chiaramente Nike 1980 ha 6 dollari 6,07 milioni di dollari, quindi diciamo il fatturato di queste aziende. E Coca-Cola 1,04 dollari, eccetera, eccetera. Un mio amico mi racconta sempre la storia lo voglio condividere, di suo nonno, America, che è stato, diciamo, è emigrato in America, e lui dice sempre che il suo nonno ha un grande rammarico, perché quando, proprio negli anni 20, Coca-Cola lanciò il brand attraverso appunto la distribuzione di quote societarie a un valore molto basso, il suo nonno si rammarica si è pentito per la vita di non averle comprate, gli erano state proposte e non le ha comprate. Se le avesse comprate, aveva anche oggi i nipoti, i figli dei nipoti stavano bene per sempre. Questo è proprio un esempio che to ha toccato. Mi ha toccato con mano, è un mio carissimo amico, tra l'altro era un mio studente quando insegnavo i primi anni all'uscita dell'università, e me lo racconta sempre. E da quando gli ho parlato di Skyway, ho detto: bene, questa è la nostra occasione, non posso fare come ha fatto il mio nonno, che si è rammaricato per tutta la vita. Qui avete quindi tutta una serie di aziende che oggi possono avere un grande valore. Qui non è elencata Amazon. Amazon ha un valore di, ah no, è qui, 120 dollari nel 1997, oggi vale 1600-1700 dollari. Quindi è veramente, veramente importante. È stato inserito ovviamente anche Skyway 2019. Ovviamente non è quotata, avrà un valore di un dollaro, ma questo dollaro è, diciamo, il valore iniziale. Skyway, io credo, io lo dico, non lo dice, lo dico io, quindi penso che Skyway abbia un valore che non, un dollaro è, diciamo, un valore molto, molto basso rispetto a quello che sarà. E quindi cosa succede? Succede che se avete visto in questo progetto una lungimiranza, una visione di uno sviluppo economico importante dove i paesi non possono farne a meno, e questa è l'evidenza, partecipate al progetto. Con poco, con tanto, dipende da quello che volete voi e potete, naturalmente. Ma partendo con anche cifre modiche, qua c'è l'esempio di 1000 dollari, avete 35.000 quote Skyway che avranno un valore di un dollaro, ma se fosse 10, 100, 1000 è tutta un'altra storia, quindi pensateci molto bene. Bene, Skyway Capital, ovviamente noi quando parliamo di Skyway facciamo dei webinar che sono organizzati da Skyway Capital. Skyway Capital è una società di raccolta fondi e crea ovviamente anche diciamo
delle situazioni per incentivare un pochino la diffusione, la sensibilizzazione verso questo progetto Skyway ad altre persone, chiaramente. E qui ha creato un premio a chi porta delle persone e porta fatturato all'azienda. Naturalmente questi premi sono legati a delle condizioni che potete trovare nelle condizioni del concorso, potete trovare sul sito dell'area personale. Chi non è registrato a Skyway Capital lo può fare attraverso le persone che vi hanno invitato questa sera. Vi ripeto, Skyway Capital è una società che raccoglie fondi per la Skyway, la Junisky Corporation, la Skyway Technology, quindi di fatto la holding Skyway. Quindi business con piacere, per il periodo fino al 30 aprile c'è questi due premi. Il primo premio per un fatturato in prima linea di 20.000 dollari avete un viaggio in Spagna per 7 giorni, 6 notti. Invece, raccogliendo 10.000 dollari in prima linea, si ha un viaggio a Roma sulle tracce del Codice Da Vinci, 4 giorni, 3 notti. Ecco, questi sono la promozione di Skyway Capital che serve per raccogliere fondi per lo sviluppo di Skyway. Costruiamo Skyway, salviamoci il pianeta, salviamoci perché siamo tutti partecipi di questa iniziativa. Chi non partecipa avrà comunque beneficio e quindi è importante parlarne sempre e comunque con tanta tanta gente. Un saluto a tutti, una buona serata e a risentirci per il prossimo webinar di martedì prossimo alle 21.30, sempre sintonizzati. È un piacere vedervi sempre a raccogliere un pochino di informazioni, perché ogni settimana ci sono informazioni nuove, ci sono comunque le informazioni anche sui vari social, su YouTube, sul gruppo di WhatsApp, Telegram, eccetera, eccetera. Chi vuole essere aggiornato ha anche le mail, e quindi Skyway è una delle poche aziende che vi tiene informato su quello che è la crescita e lo sviluppo di Skyway. Un abbraccio a tutti, buona serata, vi lascio con un video.
Трой скалы. А своего нету.